Allora, questi eventi sono molto importanti per noi perché tengono viva la memoria anche per i giovani, per le scuole e di conseguenza per noi va molto bene e vengo volentieri a questi convegni perché è giusto che i ragazzi sappiano quello che è successo quegli anni. E poi vedrete nell'arco del tempo quello che hanno fatto, perché anche a Bologna noi non uscivamo più di sera perché avevamo paura. Ecco, io questo è una cosa che non gliela posso perdonare, io non riesco a perdonare, non è più forte di me. Mio marito non le aveva fatto niente, le ha solamente detto chiamate la polizia perché stanno rapinando il tabaccaio tutto, e loro l'hanno tirato fuori dalla macchina, hanno ucciso a sangue freddo. Questo non glielo posso perdonare. Passa il dolore, ma a me è scattata la rabbia. Perché ho preso in mano questa associazione? Per questo motivo. Perché io avevo una rabbia dentro che se avessi potuto non so cosa avrei fatto, perché per me mio marito non se lo meritava, come non si meritavano tanti altri, quelli che vedevano a fare il cambio macchina e passavano di lì, erano testimoni innocenti, ma perché ucciderli in quella maniera? Loro lo uccidevano perché erano violenti e lo saranno ancora, a maggior ragione. Non mi vengano a dire che carcere redime, perché io non ci credo proprio. Ecco, perché se io vado in carcere cerco di far bene, perché così almeno riesco a venire fuori e danno dei permessi premio. Io sono pienamente convinta che sia così, perché se loro avevano questa violenza, uccidere 24 persone e ferire più di 100 con 200 assalti, bisogna essere veramente crudeli, considerando che loro ci devono tutelare, perché c'è anche questo, la maggior parte erano poliziotti, a parte uno, gli altri erano tutti poliziotti. Perché lo so, io guardi, non l'ho mai avuta con la polizia. Io ho avuto dei poliziotti quando mio marito è morto che venivano a vedere la signora che li prendiamo, non faccia così, insomma, carini veramente, e io non ho, con loro sono sempre stata molto dolce, perché capivo che dopo quando è venuto fuori uno piangeva, ha detto ma con che criterio adesso guardi in faccia la signora Zecchi che le ho detto tante cose e poi dopo... Io ho detto guarda, tu non c'entri niente, perché io sono andata a dei convegni con dei poliziotti per farli capire che non ce l'avevo con loro, perché è così, perché anche la polizia è stata veramente danneggiata in una maniera enorme, perché io andare nelle scuole e sentir dire erano degli sbirri, e io dico ragazzi non sono tutti così, questi erano così, ma i poliziotti buoni ce ne sono molto ma molto di più, ecco questo è quello che mi preme far passare, perché è giusto che sia così.